alcune considerazioni. Allora, io accolgo con favore questo progetto di legge che è stato presentato appunto dalle giunte in modifica alla legge delle giunte di Castello del 2013. Direi opportuno e atteso da tempo e che va anche a recepire soprattutto alcune indicazioni che la Commissione del Consiglio d'Europa verso le amministrazioni locali ha nelle sue valutazioni un sostegno alla peculiarità appunto di queste realtà istituzionali che possono in qualche modo supportare gli enti centrali o addirittura filtrarne gli effetti su alcune decisioni. Per esempio è un ruolo che a mio avviso deve essere rivalutato proprio in virtù dell'importanza che le stesse giunte di Castello rivestono nel Paese, quale punto diciamo di riferimento primario per la cittadinanza, per la gestione diretta e ovviamente anche delle primarie esigenze, soprattutto quello che riguarda sia le opere di manutenzione pubbliche, sia le questioni che riguardano anche pareri, pulizie stradali, eventi, come giustamente suggeriva il collega Bugli. Un ruolo che credo esercita anche in ambito istituzionale, anche per pareri, attualmente sono solo consultivi, ma a mio avviso non possono essere solo di quel genere, ma se si parla di alcuni temi, per esempio anche sull'ambiente, sulla questione anche dei rifiuti, su questioni logistiche interne ai castelli, le giunte devono avere un peso specifico maggiore. E questo, il parere di una giunta deve essere almeno vincolante in buona parte. Ci sono alcune riflessioni interessanti, per esempio, che approfondiremo magari anche nell'articolato, lo stesso discorso che vale sulle disponibilità finanziarie che dovrebbero essere stanziate ovviamente anche e nelle disponibilità delle giunte stesse, magari essere supportato dagli enti pubblici anche per, che ne so, assegnazione di opere di opere che riguardano la manutenzione in genere, se non è in grado oppure non ha le competenze per poter formulare anche le procedure di assegnazione, di gare, eccetera. Quindi anche questo è un punto. Un altro aspetto, per esempio, è la comunicazione con gli uffici pubblici dello Stato. Le giunte dovrebbero essere sempre e comunque in grado di poter comunicare pareri, dare indicazioni, anche in via molto più snelle, in via telematica, informatica, chiamiamola come le vogliamo, ma in maniera tale che arrivino questi messaggi e che ci siano delle risposte. Non è tollerabile che una giunta di Castello fa o dà un'indicazione o chiede un parere o addirittura, tra virgolette lo dico, va a lemosinare un intervento per modificare un qualche cosa che magari per il Paese lo ritiene strategico, le risposte non arrivano. È inaccettabile, inaccettabile. Io ho avuto alcune esperienze, non in giunta, ma nei rapporti con alcuni membri e vi posso garantire che a volte le cose sembrano che debbano arrivare chissà da dove. La stessa valutazione sulla sicurezza, sulla viabilità stradale, sicurezza intendo anche sicurezza nel castello, per esempio nei parchi, la sera, eccetera, e sulla superstrada, per esempio anche gli attraversamenti pedonali in zona, insomma qualsiasi cosa che riguarda anche la questione della viabilità. Ci sarebbero tante altre questioni da mettere appunto sulla bilancia, ma lasciamo stare, ne parleremo nell'articolato. Quindi io mi auguro che questo progetto di legge non sia solamente un qualche cosa che non abbia un termine o perlomeno sia definito in maniera così. Anche qui uno scontro che non ci deve essere. Questo riguarda le nostre istituzioni. Se qualcuno magari ha intenzione di fare delle battaglie su questo, mi dispiacerebbe molto. Quindi auspico che ci sia una condivisione su questo progetto di legge quando approderà ovviamente in commissione, poi in seconda lettura in quest'Aula, e che sia supportato da una maggioranza ma anche da una minoranza, ovvero da tutta l'Aula. Consigliere, grazie Eccellenza. Grazie consigliere Mina. Ha chiesto la parola il consigliere Valentini Pasquale.